Adesso passerò la parola al compagno Guidino Balsa che parlerà anche del libro che ha scritto lui assieme a Barbara Tartaglioni e spiegherà anche tutta la vicenda dell'inquinamento e come si sia arrivati poi all'incriminazione dei vertici della Solvepe. Sentiate, no? Si sente giù in fondo, non si sente niente, nell'attacco non lo metti in bocca, e se non si sente me lo dite, io cercherò di alzare la voce e questo vi procurerà poi un abbassamento, non mi sentite più a metà. Sergio Conto alcuni giorni fa nell'invitarmi a questo incontro individuava in questo libro, Ambiente delitto perfetto, delle importanti coincidenze con quanto accadrà se il TTP sarà negoziato e approvato. Ed è vero, sulla locandina di questo incontro sta scritto bello grosso, il crollo della vita in Italia. Ebbene, le premesse che io ho letto su questa locandina e l'introduzione che ha fatto anche Valerio Gennaro coincidono perfettamente con le conclusioni del nostro libro. Nel libro il crollo della salute in Italia viene da più lontano, a dire il vero, più lontano del G8, ed è il frutto della sconfitta epocale dei movimenti ecopacifisti accompagnato nei tribunali da una vergognosa giustizia in materia ambientale. A tutti viene in mente l'Eternit, ma non c'è solo quella. Il TTP di Obama, immaginiamoci poi cosa sarà quello di Trump, il TTP di Obama non farebbe altro che peggiorare ulteriormente questa che è una situazione già disastrosa. E proprio in questi giorni, in queste ore a Bruxelles, è in corso il 12° round tra le delegazioni europee e americane sul TTP. Non l'avete molto letto sui giornali perché sono trattative pressoché segrete e quindi non se ne parla. Meno se ne parla, meglio è. Ben vengono appunto invece incontri come questi. Medicina Democratica ha aderito alla lettera ai parlamentari europei sul TTP ed è stata sottoscritta, lo sapete, da 375 associazioni e di 25 stati diversi. Le ragioni dell'opposizione al TTP sono già qui in parte state ricordate, altre verranno ricordate, io non posso mangiare il mio tempo che è stato concentrato su delle questioni sole. Non è vero quello che viene detto è che il TTP serve per eliminare le barriere tariffarie e agevolare la libera circolazione, bla bla bla. Non è vero perché barriere tra USA e Europa pressoché non ci sono più. Mentre questo TTP introduce quella che viene chiamata l'armonizzazione delle regole, cioè degli standard comuni a tutti gli stati. Peccato che questi standard siano quelli americani e questi standard americani nel trattato, grazie al dato, vogliono essere imposti all'Europa e quindi diventando una governance poi mondiale, diventare poi quelle che sono le regole mondiali del commercio. Io non posso farla lunga. Sta arrivato che i maggiori beneficiari di tutto questo sono le multinazionali. Il TTP è una creatura della finanza internazionale, delle grandi banche, è fatto a favore degli interessi delle grandi multinazionali che antepongono, è ovvio, i profitti ai
ai diritti dei popoli. Quindi rappresentano un pericolo enorme. Noi non dimentichiamo che tra l'Unione Europea e gli USA questi detengono il 45% del commercio mondiale, i 2/3 del PIL mondiale, riguarda 850 milioni di persone che vengono considerate dei consumatori ma non dei cittadini, perché infatti non vengono coinvolti un bel niente in questo trattato. Questo libro è di 530 pagine, nessuno l'ha letto tutto, a meno che mi risulti, non l'ha letto neppure io, l'ho scritto. No, ma quantomeno non l'ho riletto, perché adesso stavo dando un'occhiata a Barbara, Barbara è la coautrice del libro, ho visto che a pagina 380 c'è un errore che va corretto, e quindi nella terza edizione, vediamo di ricordarci di correggere questo errore qui. Ecco, se vi capiterà tra le mani questo libro, dovrete fare delle scelte di lettura, perché solo un matto se lo legge tutto, secondo me, sono 530 pagine. Quindi dovete fare delle scelte, consultare prima l'introduzione, consultare l'indice, le conclusioni e poi scegliere magari di non leggerlo. Anche oggi, per stare sul tema dell'incontro, il tema che hanno detto me di affrontare, anch'io farò delle scelte di argomenti e esemplificherò molto sul concetto di conflitto. Cos'è il conflitto? È lo scontro, la contrapposizione di diritti. Il conflitto ambientale è lo scontro tra gli inquinati e gli inquinatori. Gli inquinati sono i singoli, le comunità, la natura. Gli inquinatori sono le imprese e anche i singoli. Ognuno di noi quando va in giro con una macchina, con la sua automobile, inquina, quindi anche lui è un inquinatore. Ma soprattutto sono le imprese. Quindi è uno scontro tra i diritti degli inquinati e i diritti degli inquinatori, uno scontro tra la salute e il profitto. In questo scontro come si comporta lo Stato? Lo Stato è quasi semplice complice sempre complice degli inquinatori. Lo Stato, quello che fa le leggi oppure non le fa le leggi dove dovrebbe farle, e oppure gli Stati, adesso stiamo parlando di TP, stiamo parlando degli Stati al plurale, che fanno i trattati, che sono, fanno gli accordi, si chiamano G8, si chiamano TTP. Questo libro qui, dicevo, è imperniato sul concetto di conflitto. Il libro spazia molto nel tempo, dalla sconfitta del movimento operaio degli anni 80, all'ascesa dei movimenti ecopacifisti degli anni 2000, la loro caduta, alle attuali roccaforti di resistenza che ci sono, non è che è tutto scomparso, pensiamo al Notar Terzo Valico Ligure Piemontese, pensiamo alla Valsusa. Nel contempo questo libro, sempre a proposito di conflitto, analizza lo scandaloso uso della giustizia di classe in materia ambientale, processi penali e civili, cioè il conflitto. Vengono ricordate sentenze dell'Eter, Pirelli, Montefibre, Fincantieri, Olivetti, Tarsidio, Tisserù, un lunghissimo elenco. In grossissima parte, guarda caso, sono multinazionali, non è un caso. Fra tutti questi casi scandalosi abbiamo individuato in particolare come emblematico il processo Solvay Alessandria. Se lo leggete, avete la pazienza di leggere la parte centrale del libro, stiamo parlando di una bomba ecologica italiana, ma anche di uno scandalo politico internazionale, industriale, ma anche politico. È un classico esempio di conflittualità a 360 gradi. Protagonisti di questo libro sono, nel bene, i movimenti ecopacifisti, e nel male, soprattutto le multinazionali, quelle di ieri e quelle di domani. Io faccio alcuni flash, perché è chiaro che non posso parlare di 530 pagine nel poco tempo che ho a disposizione. Già nelle prime pagine, pagina 9, noi troviamo la più grande multinazionale del dopoguerra italiano, e cioè il colosso Montedison,
140.000 dipendenti. Nei decenni ha fatto una chimica selvaggia verso la salute e l'ambiente. È stata divorata, siamo tutti non giovanissimi, quindi ce lo ricordiamo, è stata divorata, distrutta insieme alla ricerca chimica in Italia. Da chi? Dai padrini, dai politici democristiani e socialisti, innanzitutto, per non fare nomi. Mentre negli anni Ottanta si sfasciava il sindacato e il rapporto con e fra i lavoratori, anche all'interno del mondo del lavoro. Mentre negli anni 90, Mani Pulite scoperchiava Tangentopoli. Di lì è ricominciato l'attacco alle condizioni dei diritti dei lavoratori, alla salute dentro e fuori le fabbriche. E le responsabilità sono precise e nel libro hanno dei nomi e dei cognomi. Comunque stiamo parlando di una drammatica sconfitta del fine secolo, quello del movimento operaio. Però già all'inizio di questo secolo risorge la voglia di partecipazione, il conflitto, il protagonismo di massa, la democrazia dal basso. Ciò grazie ai movimenti ecopacifisti. Al centro della loro lotta c'è un modello alternativo di sviluppo, l'affermazione del concetto dei beni comuni, cioè l'esatto contrario del TTIP. I movimenti raggiungono l'apice col referendum antinucleare acqua pubblica del 2011, ma immediatamente conoscono una sconfitta epocale che il libro considera irreversibile, lo scrive fin dalla copertina. E anche qui le responsabilità sono individuate precise. Non posso dilungarvi, leggetelo se ne avete voglia, quantomeno queste cose. Sconfitti i movimenti, anche i ricorsi in magistratura, che non sono più stati sorretti dalla mobilitazione popolare, sono diventati perdenti o eroici come quelli della Valsusa. Ecco, torniamo agli esempi sul ruolo delle multinazionali, perché è il succo del discorso del TTIP, ovvero il ruolo che hanno queste multinazionali nel conflitto che dicevo prima, in quanto sono l'espressione di una classe politica imprenditoriale, finanziaria, internazionale, che la fa da padrone anche nel discorso delle grandi opere, quelle inutili, quelle dannose, che sono anche humus fertile per la mafia. Troviamo ad esempio, non lo ripeto più, i TAV, i movimenti TAV, ci sono i nomi, che anche qui tralascio sempre per questioni di tempo. Nel libro tiene banco il polo chimico di Spinetta Marengo. Negli anni più lontani gli impianti, tutti, nessuno escluso, erano tossici e cancerogeni. Nel tempo saranno tutti fermati, talvolta dalle lotte ambientaliste, talvolta semplicemente dalle scelte dei mercati internazionali, scelte loro. Comunque tutti questi impianti sono stati sotterrati senza essere stati bonificati. Stiamo parlando di 1 milione di metri cubi di veleni, tossici e cancerogeni. Il DDT è rinvenuto ancora oggi nell'Artico. In fabbrica l'antidoto che per togliere i veleni tossici era il latte, bottiglioni di latte circolavano e questo era l'antidoto per disintossicarsi. I canarini erano allevati nei reparti come sistema del controllo dei gas. Quando le bestioline accennavano un pochino a reclinare il capo, allora era il momento di svignarsela e darsi le gambe, era l'allarme, era il sistema di allarme. C'era un reparto che veniva chiamato quello dei nasi forati, che avevano il naso forato tutti quelli che lavoravano lì, erano forati da parte e parte dai micromatti. I tetti erano tutti d'amianto naturalmente, le grondaie del sobborgo erano bucherellate dagli acidi e tutti gli anni l'azienda provvedeva a rimborsare, a risarcire le grondaie vuote.
rotte. Le spighe di grano erano sterili, senza chicchi dentro, belle fuori senza un chicco dentro. Nevicava a cielo sereno. In anni più lontani, la multinazionale Montecatini, allora si chiamava così, fabbricava esplosivi a Bussi e a Ceggio e a Spinetta fabbricava armi chimiche, quelle che adesso vengono definite di distruzione di massa, erano fosgene e mostarde azotate. È un particolare curioso, proprio in questi giorni ho letto che il gas, quello che chiamavano mostarda, si chiamava mostarda perché aveva l'odore della mostarda, è usato nella prima guerra mondiale e poi dai nazisti con gli ebrei, recentemente è stato usato in innovative terapie contro i linfomi, non so se i medici qui non lo possono confermare. E questo è un particolare curioso, che ciò che può provocare la morte può anche dare la vita. In anni più lontani, Montecatini a Spinetta, durante la seconda guerra mondiale, sotto i tedeschi, per produrre i fertilizzanti, sostituiva il guano, la cacca degli uccelli che proveniva dal Perù, non potevano più arrivare, li ha sostituiti con le ossa degli ebrei. Questo lo trovate a pagina 127, per dire cosa sono e cosa possono essere, diventare le multinazionali. In anni più recenti, a Spinetta, le falde, veniamo a noi, le falde inquinate sono inquinate da un cocktail di 21 cancerogeni, tra cui il cromo esavalente, e questo cocktail usciva dai rubinetti. Voi direte, ma usciva anche dai rubinetti dei dirigenti, è vero. C'è questo particolare, che i rubinetti dei dirigenti avevano sopra scritto acqua non potabile. Tutti gli altri rubinetti, quelli della fabbrica e quelli del sobborgo, che ricevevano l'acqua, non avevano questa scritta. Abbiamo bevuto, io compreso, e penso di averne anche subito le conseguenze. Questo cocktail di 21 veleni, che sono rimasti sono usciti dai rubinetti fino a pochi anni fa, quando la multinazionale belga Solvay è subentrata a Montedison ed è imputata nel processo che si è concluso scandalosamente dopo 7 anni d'Alessandria. Il libro contiene il giudizio sferzante su questo processo, il giudizio l'abbiamo lasciato alla bocca di Umberto Eco, che è un alessandrino, si fa per dire che è un alessandrino Umberto Eco, si è fatto neanche seppellire ad Alessandria, tutto dentro. Vabbè, dico, qui nel processo di Alessandria le multinazionali Montedison e la multinazionale Solvay si sono contesi, hanno fatto finta, hanno fatto uno scaricabarile, di le responsabilità se ne sono contese sull'inquinamento e hanno in corso anche un arbitrato internazionale, e questo invece lo fanno sul serio. Ecco, a proposito, il TTP, è qui che volevo arrivare, prevede arbitrati internazionali che sfuggono alla giurisdizione nazionale, cioè è una giustizia privata con cui le multinazionali possono trascinare uno Stato davanti ad un meccanismo arbitrale privato e non viceversa. I multinazionali possono chiamarli gli Stati in tribunale e non viceversa. Quindi in questa maniera si annientano le volontà, se ci sono, quando ci sono, dei poteri elettivi ed esecutivi, tutto a vantaggio delle multinazionali. Questi esempi qui non ci sono solo sulla salute e sull'ambiente, ma ci sono anche sull'educazione, sulla cultura, sull'agricoltura e via dicendo, che poi qualcuno meglio di me, ma se lo faccio io alla fine, possiamo parlare. Ebbene, il TTP in Italia sarà sempre più terreno, fornirà sempre più terreno di conquista delle multinazionali. Faccio un altro esempio. Nel 2000 Montedison, che era diventata più piccolina, era diventata Ausimo, ma era pur sempre una fabbrica che aveva, una multinazionale che aveva fabbriche in tutto il mondo,
è diventata preda, è stata acquistata dalla Solvay, dalla multinazionale Solvay, che l'ha soffiata, l'ha portata via alla multinazionale americana Dow Chemical, la quale oggi torna alla carica e approfitta delle difficoltà finanziarie della Solvay, che è impegnata in America per il cracking, che poi ne parlo di nuovo, anzi ne parlo subito, il cracking, l'avrete sentito, è una maniera nuova di estrarre gas, petrolio in profondità ed è disastrosa per gli effetti che ha. Grazie al TTP, siccome le regole devono essere uguali, valere per tutti gli stati, le regole americane devono valere anche per gli italiani, per gli europei e per gli italiani, vuol dire che il cracking potrebbe essere fatto anche in Italia. Fracking. Ho detto così perché l'ho scritto anche male. Dicevo, il TTP quindi favorirà, volendo, le poche regole che ci sono e favorirà i monopoli. Un altro esempio, se ci fosse stato già il TTP, oggi avremo ancora nel mondo le produzioni dei CFC, i clorofluorocarburi, quelli che bucano l'ozono, quelli che provocano i tumori della pelle. Le multinazionali produttrici DuPont e Monte Edison, se ci fosse stato il TTP, si sarebbero coalizzate meglio di quanto l'abbiano fatto loro, si sarebbero coalizzate dietro lo scudo del TTP e avrebbero resistito alle nostre lotte, che vedete a pagina 191 ad esempio. Nel 1992 con Greenpeace ho organizzato la scalata delle ciminiere di Spinetta e Marengo con degli striscioni che chiedevano l'eliminazione dei CFC. E quindi possiamo dire con orgoglio che grazie a noi questi CFC sono stati eliminati e abbiamo salvato il pianeta Terra. Non voglio farla grossa, ma è così, perché si stava creando un disastro di livello globale. Fosse stato imperante il TTP, saremmo stati ancora più duri per noi. Stesso discorso vale per dei CFC, vale per il PFA, tossico, cancerogeno, teratogeno, mutageno, che è scaricato in Bormida, era scaricato in Bormida a Spinetta Marengo, dalla multinazionale Solvay e a Trissino, che è Vicenza, dalla multinazionale tedesca Miteni. Questo è stato rinvenuto tale quale, perché è indegradabile, quindi come lo scarichi lo ritrovi, poi sempre uguale, indegradabile alla foce del Po. E, però non c'è il tempo, c'è un'emergenza sanitaria in questo momento tra Verona, Vicenza e Padova sul PFAS, che poi è analogo al PFOA, che potrebbe estendersi a tutto il paese. Però qui il tempo possiamo parlarne al massimo e ne parliamo dopo. C'è un'emergenza anche di questo genere. Ricevevo un'email proprio stamattina. Lo stesso discorso a Spinetta vale per il cromo esavalente, di cui avrete sentito senz'altro parlare, se non altro perché avete visto il film che ha vinto il premio Oscar con Julia Roberts, che raccontava appunto il risarcimento astronomico, 333 milioni di dollari, gli americani quando fanno le multe le fanno su serie e salate, contro la P&G che negli USA appunto usavano il cromo esavalente. Potrei continuare con altri esempi, perché nel terreno del nuovo TTP si è infatti molto arato e seminato nel passato. Quindi il libro è a vostra disposizione e voi lo sappiate che il ricavato di questo libro, che è stato fatto da Medicina Democratica, la sezione di Medicina Democratica di Alessandria, è interamente devoluto al NOTAV e alla ricerca contro il mesotelioma. La parte più importante di questo libro, la prefazione, che ci ha fatto molto onore,
è di Giorgio Nebbia. Che è il padre dell'ambientalismo italiano, il mio maestro. Nebbia, proprio l'altro giorno, mi scriveva un commento del libro, il testo completo lo trovate sul blog, e mi scriveva Nebbia, e concludo con quello che diceva Nebbia, la violenza ambientale degli inquinatori comporta elevati costi e anche dolori privati e pubblici. Anche dolori, pensate che io in mezzo secolo di attività, però non le dimostro questi anni, in quasi mezzo secolo, diciamo allora, solo con Montedison sono stato costretto ad affrontare 7 cause in pretura, 4 in appello, 2 in Cassazione, si sono tutte concluse a mio favore, ma sono state tutte piene di sofferenza, cassa integrazione, 3 trasferimenti, mobbing allora non si chiamava così, anni di dequalificazione professionale, inattività assoluta, sono stato anche mesi chiuso in un gabbiotto senza far niente, e oltre a uno stilicidio di tentati provvedimenti disciplinari, vertenze minori e dulcis in fondo il tentato licenziamento del 92. E corollario, querele, esposte, denunce, scioperi della fame, incatenamenti, eccetera, eccetera. Scusate la parentesi biografica, per dire però che il conflitto non è mai un dolore, mai. Infatti lo dice, ritorno a Nebbia. La violenza ambientale degli inquinatori comporta elevati costi e anche dolori privati e pubblici, e i conflitti ambientali rivolti a diminuire la violenza, anche se molti la presentano nella lotta ambientalista come violenza, ma i conflitti ambientali sono volti a diminuire la violenza, rappresentano una forma di partecipazione civile che fa crescere le conoscenze tecnico-scientifiche dei processi produttivi, dei residui che si formano, dei depositi di scorie da bonificare, dei caratteri delle opere pubbliche e private che hanno effetti sul territorio e sulla natura. Tali conflitti assicurano quindi una crescita di culture di democrazia, una domanda di leggi più moderne e rispettose dei diritti e della salute delle persone, e possono essere visti con fastidio soltanto da imprese che operano esclusivamente per il massimo profitto e da governi autoritari, entrambi irrispettosi del bene pubblico. La prossima occasione di conflitto è il referendum no-TTIP, il referendum sulle trivellazioni, che pari al TTIP non ne parla nessuno, eppure è in scadenza il 17 aprile. Ci sono meno di 60 giorni, vediamo di darsi un momentino da fare, perché questa è un'occasione di conflitto su un'altra dei disastri che abbiamo. Io ho finito sul serio, spero di essere stati nei 30 minuti che mi ero prefisso.